Io desidererei tanto che tu ci facessi dono del racconto della tua vita umana come pellegrinaggio sulla terra dell'uomo e la sua apertura a quel mistero che chiamiamo mistero divino, iniziando proprio dall'inizio della tua vita, dall'inizio della tua vita. Beh, io ho indiscutibilmente il dono, il vantaggio, la grazia di aver avuto genitori veramente eccezionali. Primo, erano di carattere molto diverso, ma non li ho visto mai discutere. E un bambino si rende conto delle cose, benché avevano idee molto diverse. Secondo, di mia madre ho imparato tante cose. Lei era cattolica, ma aperta. Quindi già nell'inizio della guerra già voleva il sacerdozio delle donne, per esempio. Mio padre, che veniva da una famiglia tradizionale del sud dell'India, del Kerala, che io poi ho conosciuto più tardi, non so come dire, era un signore. Aveva una grande tolleranza, tutto le andava bene. È stato un grande amore. Io non ho trovato un amore più grande. Che cosa, in due parole, che cosa ti ha dato la mamma e che cosa il papà? La mamma mi ha dato la tolleranza, l'apertura e la mancanza totale di fanatismo. La mamma mi ha dato anche la filosofia. È vero. Un desiderio per la filosofia. Beh, un desiderio, un interesse. E non è venuto quindi dal papà come tutti pensano? No. È venuto dalla mamma. È venuto dalla mamma. Il papà era più anglosassone.